Ciao a tutti, oggi ho deciso di condividere la mia testimonianza, cosa che è molto importante da fare, è una cosa molto, che ha molto significato per una persona che crede. Era da un po' che volevo farla, ma non ero ancora riuscita a farla, invece adesso ho il coraggio di farla, anche grazie a Dio. Cioè di condividerla qua. Allora. Scusate. Io sono sempre stata una persona abbastanza, diciamo, solitaria o comunque molto che stavo per le mie. Quando ero piccola, cioè appena nata per un paio di anni, ho abitato in una specie di fattoria e non c'erano assolutamente altre persone della mia età. Ero l'unica bambina lì con i miei genitori, se non mi ricordo male, perché non ho moltissimi ricordi di delle cose che sono successe comunque in passato, di quando ero piccola. Però mi piaceva stare con gli animali, papà mi faceva carezzare i pulcini quando nascevano e nonostante fosse un po' fuori dal mondo, diciamo, era comunque bello lì. E poi abbiamo deciso di trasferirci da mia nonna e lì era un paese, quindi comunque c'erano più persone con cui iniziare a parlare, poi ho iniziato ad andare a scuola. Ma comunque non ero riuscita a fare molte amicizie, diciamo, a scuola e per alle elementari, alle medie, per tutte le elementari e medie ero molto selettiva. Non riuscivo a parlare quando, per esempio, i professori mi chiedevano qualcosa, avevo paura di chiedere andare in bagno e avevo poche amiche, scusate un attimo. Ok. E dicevo, avevo amiche, ma diciamo che non mi vedevo spesso e stavo per lo più dove abitavo, che c'era qualche bambino, parlavo con qualcuno, ma mi sentivo sempre sola, sentivo sempre, diciamo, un vuoto dentro di me. E elementari era un po' meglio. Poi ho iniziato a, diciamo, fare una cosa nell'ora di religione, facevo il gatto per i banchi per divertirmi, no? Facevo finta di essere un gatto, andavo in giro, facevo carezzare e anche quando andavo in oratorio, perché i miei mi hanno fatto andare nella chiesa cattolica, i miei sono quelli che si definiscono credenti ma non praticanti praticamente, cioè credono in Dio in generale, ma cioè, non praticano, non credono fortemente, diciamo, e sono più sul cattolicesimo, no? Per le tradizioni che sono tramandate. E io sono andata lì e avevo iniziato anche lì a fare il gatto e avevo problemi, diciamo, a socializzare. E quando giocavano insieme i bambini, quando dovevano giocare insieme, non giocavo quasi mai. Perché avevo paura di stare al centro dell'attenzione. E alle medie questa cosa del mio fare il gatto è diventata una presa in giro e le persone hanno iniziato a prendermi in giro per quello, a ignorarmi perché ero sempre sulle mie, perché non parlavo molto. E questa cosa del gatto è diventata una specie di arma di difesa, diciamo, dato che non sapevo come comportarmi quando gli altri mi prendevano in giro, invece di magari parlare o altro per tipo difendermi, mi difendevo, soffiavo, ringhiando o queste cose qua. Non ho mai fatto botte per nessuno, non ho mai picchiato nessuno, ho provato tipo a graffiare o a mordere qualcuno.
credo. Cioè, non a scuola almeno, penso. Giocavo alla lotta con i miei cugini, ma quella è un'altra cosa. E quindi praticamente mi difendevo solo in questo modo e quindi le prese in giro sono aumentate ancora di più e io pensavo che fosse una cosa normale, che fosse parte di me, quindi non riuscivo a capire che in realtà sia io stavo sbagliando e comunque mi sentivo male per le prese in giro. Comunque lo dicevo, ma non cambiava molto la situazione. Avevo praticamente solo un'amica in classe e l'altra amica delle elementari che avevo in classe alle medie si è distaccata da me e anche le amicizie che avevo prima, dato che stavo più casa scuola, non andavo fuori da sola, non avevo molte, diciamo, amicizie. E più ci penso, più mi rende triste perché ero veramente molto sola e non sapevo come cambiare la situazione, in effetti. E poi ho iniziato magari a prendermi in giro per certe cose che mi piacevano, perché magari mi piacevano ancora i cartoni, o inventavo, diciamo, storie, e immaginavo molto, ero molto immaginativa, no? Mi piaceva molto il fantasy, queste cose qua, quindi mi rinchiudevo in questi mondi fantasy. Diciamo che questo è andato avanti per molto tempo e questa cosa del fantasy che poi quando ho avuto un telefono ho scoperto ancora più cose, ho iniziato questo più alle superiori, ho iniziato a leggere fanfiction, a trovare cose spirituali, diciamo, ma spirituali nel senso pagane e non spirituali nel senso del Signore, di Dio. Quindi mi sono interessata a quelle cose. E alle superiori è cambiata molto la situazione. Mi sentivo, cioè, i miei compagni di classe non mi prendevano in giro, mi sentivo accolta, mi sentivo meglio, però rimaneva comunque quel vuoto nel mio cuore e quella voglia di, diciamo, avere veri amici e fare parte di un gruppo o di qualcosa. E i miei genitori mi hanno sempre voluto bene, mi hanno sempre aiutata anche quando magari avevo paura o comunque ero molto da sola, queste cose qua. Però diciamo che ero io più che altro, che ero ansia sociale e mutismo selettivo che poi è molto 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 migliorato alle superiori. E queste cose qua mi facciano sentire comunque molto male. E io credo che sia perché ci può essere aiuto da parte delle altre persone, ma l'unico che può veramente aiutarti a superare i tuoi problemi, le tue paure, le tue difficoltà è Dio, perché Lui ti ha creato e Lui ti conosce meglio di chiunque altro alla fine. E diciamo che volevo diventare pagana. E cioè volevo diventare una specie di strega, Wicca, queste cose qua, cioè fare rituali, eccetera, non le streghe che volano sulle scope. E poi, quando una mia compagna aveva fatto coming out in classe dicendo di essere bisessuale, all'inizio non sapevo cos'era, sono andata a cercare. E diciamo, in prima, seconda superiore ho pensato di essere parte della comunità LGBT. E anche per via di affetti che in realtà ho scambiato per amore, diciamo. E pensavo di essere appunto parte di questa della comunità LGBT, che per chi non sapesse vuol dire lesbica, bisessuale, gay, transgender, eccetera, sono queste cose qua. E ho iniziato cioè, diciamo, a cercare di far parte di questa cosa e di fare amicizia e di, in un certo senso, trovare me stessa. Stavo cercando
un posto, sto cercando di uscire da quell'oppressione che sentivo e che inizio non sapevo venisse dal diavolo. Poi sì, andavo in chiesa cattolica, ma dopo un po' ho smesso perché in chiesa cattolica mi sentivo molto annoiata, cioè in un certo senso ho sempre creduto in Dio e Dio mi ha aiutato, credo molto che Dio mi abbia aiutato a essere umile, diciamo. Però non riuscivo a trovarlo, non riuscivo a sentirlo e quindi pensavo che la strada giusta fosse, diciamo, il paganesimo, comunque trovare qualcosa di spirituale che mi facesse essere più vicina a qualcosa che non esistesse, collegato appunto anche al fantasy, alle cose che mi piacevano, che guardavo, eccetera. E una notte avevo fatto ricerche su una cosa, e era una notte che era quasi estate, in seconda superiore, fine seconda superiore, diciamo. Dicevo, è fine seconda superiore, una notte praticamente tutto un tratto ho iniziato a pensare a tutte le scelte della mia vita. Diciamo che continuavo a pensare, in quel periodo mi tornava a mente sempre il primo comandamento, non avere altri dei oltre a me, che avevo imparato quando andavo in chiesa cattolica, ovviamente. E ho iniziato a pensare appunto tutte le scelte, tutte le cose che avevo fatto nella mia vita, e ho iniziato a sentirmi molto, diciamo, oppressa. Perché in quel momento, anche se non lo sapevo, avevo capito che avevo peccato e sono sicura che quello che mi aveva fatto provare quelle sensazioni quella volta era Dio. E anche se ho provato un attimo a parlarne con il papà, questa cosa non andava via e quindi per quello ho iniziato a fare, diciamo, ricerche su Dio e internet. Ovviamente ci sono molte cose false oltre che a cose effettivamente vere, quindi bisogna stare molto attenti quando si usa. Però penso che Dio mi abbia indirizzato appunto a cercarlo, perché comunque lo stavo cercando perché lo volevo con il mio cuore alla fine. E Dio mi ha umiliata quella notte e dopo un po' ho trovato in un video una preghiera dei peccatori, cioè una preghiera in cui ti ravvedi dei tuoi peccati e accetti Gesù come Signore e Salvatore, perché questo è l'unico modo per andare in paradiso. E in quel momento l'ho pregata e credo che da lì sono diventata effettivamente cristiana. E da quel punto lì Dio ha cambiato in modi immensi nella mia vita, alcune volte non me ne accorgo, altre magari mi lamento per alcune cose e mi dimentico che tutte le cose meravigliose che Dio ha fatto per me. Però io voglio amarlo sempre con tutto il mio cuore. Lui mi ha salvata dall'inferno, mi ha salvata da quel vuoto che avevo nel cuore, quel vuoto che penso che tutti provano un vuoto nel cuore che cercano di riempire, a volte con le cose materiali, con relazioni, con altro, ma l'unico che può veramente riempirlo è Gesù. E non so se ho parlato di proprio tutto in questa mia testimonianza, o se ho detto una testimonianza bellissima, ma l'importante è che sappiate che Dio vi ama e che vuole accettarvi se venite a lui con tutto il vostro cuore. Io non sono molto brava a parlare e non lo sono mai stata, ma Dio ci usa anche nelle debolezze. E spero che questo video e questa mia testimonianza raggiunga i cuori delle persone attraverso di lui e che lui mi usi e salvi anche voi. Questa maglia l'avevo presa perché
personalizzata da Amazon e c'è scritto: avvicinatevi a Dio ed Egli si avvicinerà a voi. E sono dei versetti, e sono Giacomo 4,8, che è un verso biblico, e sono alcuni tre, è uno tra i miei versi preferiti. Ed è anche molto vero. Dio vi benedica. Ciao.